La villa di Corliano è villa con una tradizione storica forte, quindi che sta sede nei secoli dell'Accademia degli Svegliati e degli Stravaganti e che diciamo rispolvera il suo lunatismo in questa occasione con questo nostro festival. In questi 5 giorni si trasformerà raccogliendo tutta una serie di attività, di proposte, e poi abbiamo mostre e installazioni che appunto cercano di trovare quello che può essere un elemento caratterizzante di questo territorio, e lo facciamo a partire da questa villa. Quindi è questa volontà, diciamo, di creare il più possibile un confronto fra linguaggi che siano i più vari. Quindi quello che vedete qui davanti a noi è il Never Ending Glass, una delle attività di artigrafie. Questo libro degli ospiti, al contrario, vuole essere un processo di scrittura collettiva su vetro che dura tutti i 5 giorni dell'evento. Quindi comincia stamani con il primo incipit, che già ha avuto un paio di continuazioni, e finirà soltanto venerdì sera alla fine di tutta la manifestazione. Questa è una mostra che nasce dalla volontà un po' di dare un rilievo ad uno spazio così storico e architettonico come quello di questa chiesa, che però è un oratorio, quindi ci tengo anche a specificare il fatto che si tratta di una cappella gentilizia. Infatti al nostro fianco ci sono delle lapidi di cui abbiamo avuto ovviamente molto rispetto e abbiamo voluto inserire all'interno di questa mostra, imponendo anche un po' le nostre didascalie, la nostra presenza. Una mostra all'interno di una chiesa è significativa perché dà la possibilità di amplificare quello che sono i contenuti e anche le emozioni. Questa è una mostra molto emotiva, che si avvale anche del contributo di un artista esordiente, che è la scultrice Ellen Koch, originaria tedesca. Il suo connubio con Furio di Castri è avvenuto in maniera completamente casuale ma perfetta, cioè armonica. Si sente questo brusio di sottofondo che già un luogo come la chiesa dà porta il visitatore ad entrare con un passo diverso, con un ritmo interiore diverso. Il contributo di Furio di Castri porta un po' alla ridefinizione ulteriore delle categorie di spazio e tempo. Poi si portava via da mangiare, di solito la mia mamma sbagliava sempre, siccome erano suore, quando arrivava il venerdì lei mi dava sempre la ciccia, e il venerdì, e quando si arrivava a mangiare la rimpiattava sotto le rape, sotto queste cose lì, però le suore ruffolavano e la trovavano sempre, e quindi non ci davano il tegamino e si rimaneva senza mangiare. Abbiamo qui al Platano Secolare la mostra di Daniela Mastrangelo a cura di Elisa Caruso, con una suggestione, se vogliamo, su quello che potrebbe essere il nesso tra effimero e memoria, quindi un passaggio, un approfondimento di quelli che sono, diciamo, i frammenti del ricordo e le emozioni e la loro mutevolezza. E tutto in una scena naturale particolarmente evocativa. Il titolo prende appunto lo spunto dall'Accademia degli Svegliati e degli Stravaganti, che hanno avuto sede qui nella villa, e anche in parte dall'effimero come un'attitudine del contemporaneo,
noi proponiamo una mostra sulla storia dell'arte di Livorno nel Settecento. Questa mostra propone alcuni esempi iconografici, testimonianze di quello che è l'effimero nel Settecento a Livorno. Gli apparati effimeri erano complessi decorativi che venivano allestiti per solennizzare, sottolineare un evento di particolare rilevanza. Ed erano effimeri proprio perché duravano il tempo dell'evento stesso per cui erano stati creati. L'allestimento è stato, l'abbiamo pensato ispirandoci alle linee guida delle diverse interventi che sono stati fatti in questo percorso, in particolare utilizzando materiali che siano molto veramente effimeri, passeggeri, e che in qualche modo però speriamo di non averlo fatto, non vadano a intaccare l'architettura del luogo, che di per sé ha una sua rappresentazione molto forte e caratterizzata.